in maglia bianco-verde. Dunque non esistono precedenti in pratica, a parte la gara d'andata, come ricordato, nelle Azzorre tra formazioni italiane e questa squadra. È la prima volta che partecipa in assoluto il Candelaria ad una Coppa Europea, invece la 32esima partecipazione nelle Coppe Europee per il Novara, ottava in Coppa Cerse. Da ricordare, lo sanno gli appassionati di hockey pista, i successi di Novara in ben tre occasioni in Coppa Cerse: nell'85, nel 92 e nel 93. E dunque Novara che non approda ad una semifinale dal 93, sono passati ben 14 anni, e la formazione piemontese, che ha vissuto stagioni di transizione inquadrati i giocatori azzurri, sta cercando di risalire, e questo appuntamento è importante per dare fiducia, per dare morale anche ai dirigenti in vista di un ulteriore ritorno ai massimi livelli della formazione piemontese, che può contare su giocatori naturalmente di grande esperienza come Crudeli e Franco Amato, che hanno vinto tra l'altro insieme, proprio con la maglia del Novara, la Coppa Cerse. L'ingresso in pista anche dei giocatori italiani. Un bilancio del Novara in Coppa Cerse che recita 30 vittorie, 10 sconfitte, 5 pareggi. Questa è la 46esima partita della formazione italiana in Coppa Cerse, mentre, come detto, novità assoluta per quanto riguarda i portoghesi. Gli applausi del pubblico. 8 partite in Coppa Cerse, un buon bilancio dunque, come abbiamo visto anche con l'ausilio della grafica, per la formazione portoghese imbattuta. E c'è da dire anche, che questa è una nota importante, che in casa, in Coppa Cerse, Novara è imbattuta, al Pala dal Lago imbattuta, 20 partite, 18 vittorie, 2 pareggi per la formazione di casa. Vediamo adesso gli starting five delle due formazioni, e allora Novara che comincerà con Redil Novara, con Puzzella tra i pali, Davide Motarani inquadrato, il capitano, il giovane capitano con la maglia numero 2, questo è Jérôme Despon, lo svizzero numero 7, Crudeli, allenatore e giocatore di questa squadra, Roberto Crudeli in pista, in avvio subito con la maglia numero 5, Alan Karam con la maglia numero 8. Risponde la formazione guidata da Pedro Núñez con Paolo Matos tra i pali, Tiago Resende, una delle promesse del hockey pista portoghese, con la maglia numero 3, con la maglia numero 6, sempre linea difensiva con Riccardo Santos, e in avanti Leonardo Tomba, una vecchia conoscenza anche dei tifosi italiani, anche se una fugace apparizione nel campionato italiano con la maglia di Gorizia, ricordiamo, alcune stagioni fa, e con la maglia numero 99 Candido Oliveira, attaccante, così come l'argentino Tomba. A completare l'organico novarese ricordiamo Simone Motaran, Franco Amato ed Enea Monteforte in panchina. Tra l'altro c'è da notare anche una curiosità, in un'altra delle curiosità di questa partita, Edoardo Brash, che è il vice capocannoniere della formazione portoghese, ha vinto gli europei Under 21 e insieme a Tiago Resende e avversari di quella squadra italiana, in quella squadra italiana avversari dei portoghesi, c'erano i due fratelli Motaran che sono qui a Novara. Arbitri della sfida, coppia spagnola con Jordi Vidal, arbitro di esperienza, e Oscar Valverde, questi due arbitri designati per dirigere questa semifinale di ritorno. Leonardo Torres Tomba dunque, 3 partite e 5 reti a Gorizia, ricorderanno gli appassionati. Punizione a favore della squadra di casa. Vediamo Crudeli pronto a battere questa punizione, c'è Davide Motaran, il tocco
per il giocatore nato Vercelli. Caram, Despont, Davide Mutaran, si accentra Crudeli, come detto ha fatto scalpore il risultato sul campo dell'Igualada, 3-1, Igualada che è una delle formazioni più titolate, 6 Champions League nella sua storia, formazione spagnola, spesso conteso al Barcellona, il titolo di regina Europa. Crudeli, attenzione, aveva spazio per il tiro, Davide Mutaran, e c'è il gol Caram del vantaggio della formazione di casa dopo una lunga manovra ai limiti dell'area. Davide Mutaran aveva già innescato l'azione in precedenza. Davide Mutaran, vedete qui, prima c'è la ribattuta e poi riprende e la pallina passa attraverso le gambe del difensore di Ricardo Santos. Vantaggio dunque Davide Mutaran, che aveva già segnato all'andata. E sì, fase tomba, abbiamo ricordato di Bras che è un giovane 24 anni, non più giovanissimo, il Figliares, la sua prima società, e aveva giocato insieme a Thiago Resende anche nelle nazionali giovanili del Portogallo. Intanto vediamo Caram, la sua conclusione dalla distanza ancora riproposta, guardate, brivido per la difesa portoghese. Adesso ci riprova il Candelaria con Oliveira, Crudeli, ancora l'intervento del signor Valverde, punizione a favore degli ospiti, c'è stato il fallo in fase difensiva del Novara, si riprende il tocco, Oliveira, Brash in pista in questa fase, vice capocannoniere della formazione biancoverde, come ricordato, prova Oliveira a sorprendere, Puzzella non ci riesce, Despont, Davide Mutaran, il tiro e il gol ancora di Davide Mutaran, doppietta per Davide Mutaran, 2-0, implacabile sull'assist, ha scaricato il tiro, guardate, Despont, Davide Mutaran prepara il tiro, nulla da fare per Paolo Matos, time out, andiamo allora dalla panchina novarese. Chiesto dal Candelaria. Oh, Davide, come sia chi è dentro, solita cosa, pazienza qui, anche stanno giocando dietro, l'importante è che non ci prendono il tempo su movimenti dietro la porta. Resende, Amato, controlla a distanza, adesso Amato in marcatura su Edoardo Brash, Thiago Resende l'ha preso in consegna a Caram, conto alla rovescia, cerca spazio Thiago Resende, non lo trova, Fernandez in avanti per Brash, ancora Brash in mezzo, perde pallina, poi è Caram, c'è Amato in mezzo e il gol perfetto, contropiede del Novara, bella combinazione Caram Amato ed è il 3-1 a 27 secondi dal termine di questo primo tempo, importante andare al riposo con questo risultato. Ha segnato Franco Amato, 3-1, rivediamo, ci mette lo zampino anche Davide Mutaran, Caram, sorpresa la difesa portoghese e il tocco felpato di quel grande giocatore che è Franco Amato. Nonostante gli anni e l'età, attenzione all'inserimento, subito la conclusione di Bruno Matos. Mauro Fernandez, Matos in avanti, controllato da Amato. In area c'è Edoardo Brash, il duello con Amato che di forza vince il duello, ma la sirena del primo tempo, 3-1 al punteggio. Doppietta di Davide Mutaran al nono, al dodicesimo, poi Oliveira su punizione di prima, accorciato le distanze e Franco.
Franco Amato, a 24 secondi dal termine del primo tempo, ha riportato il Novara in vantaggio di 2 reti sugli avversari. Torneremo a collegarci con il Pala dal Lago di Novara nell'intervallo e per la ripresa naturalmente di questa semifinale di ritorno di Coppa Cers.